discussa, è una mozione abbastanza larga, nel senso che non dice un qualcosa di specifico. Infatti, tant'è che Ferrazzi, illustrandola, ha cominciato ad andare sul tecnico di quello che lui intendeva su questa mozione, che se volete io ve la leggo, però è molto, molto aperta e molto poco precisata. Parlando di questa mozione, aveva introdotto anche il discorso della porta d'acqua a Tessera. Cioè, esiste un'area, quando si arriva a Tessera dal canale, sulla parte sinistra esiste un'area che non è ancora sedime aeroportuale. È un'area dove lì c'era la Poletti, che è un'azienda che è andata fallimentare, che è andata in fallimento. Questo terreno è andato all'asta, cioè praticamente il comune dovrebbe venderlo questo terreno, però Marchi della Save non vuole comprarlo perché lo ritiene troppo caro. Cosa è successo? Quando c'è stato il commissario Zappalorto, hanno fatto un accordo con Marchi, cioè praticamente vuole dare questo terreno all'ENAC. L'ENAC a sua volta lo dà in gestione a Save, cioè a Marchi, per cui Marchi si trova a avere il terreno senza pagare un centesimo. Questo è il giro che farebbe questo terreno. Però cosa succede? Se questo terreno viene comprato, cioè viene acquisito da ENAC, diventa sedime aeroportuale, per cui il comune non avrebbe più nessun diritto di mettere parola su tale terreno. Su quel terreno, prima dell'accordo di Zappalorto, era stato approvato un piano particolareggiato sia dalla municipalità di Favaro, cioè che è competente di quella parte, sia poi recepito anche dal comune di Venezia. Per cui lì c'è già tutto un progetto per avere uno sbocco all'acqua, cioè una porta che possa dividere anche i flussi turistici che venivano a Venezia da Ponte della Libertà, una parte a est da Fusina, la parte, a ovest da Fusina, la parte della laguna nord di qua sarebbe quello lì l'unico accesso ancora in mano alle competenze del comune. Allora, siccome appunto Ferrazzi aveva cominciato a sottintendere questa cosa, subito noi abbiamo presentato una mozione nostra dove appunto chiediamo al comune di individuare su quel posto lì una porta d'acqua. Noi non diciamo su quel terreno, su un altro terreno, ma praticamente lo sottintendiamo dicendo che la vogliamo lì, a fianco al terminal di Tessera, perché se ciò non fosse e fosse tutto reso sedime aeroportuale, avremmo tutto privatizzato, cioè tutto privatizzato e in mano all'aeroporto, con servizi praticamente privati, perché non arriva neanche più a CTV, ma arriva a Laguna. Per cui il comune si troverebbe a non poter gestire più nulla che non sia sul terreno praticamente privato. Poi c'era sì, questa è una. Sì, su Tessera, sì, questa probabilmente è una delle partite più gravi, perché appunto stiamo perdendo la porta d'acqua che abbiamo in quell'area. Avevamo discusso questo. Sì, esatto, poi collegata c'era questa mozione che ho presentato, che avevo già presentato tempo fa, è stata discussa solo adesso, sul parcheggio sempre nell'area aeroportuale. E Marchi sta costruendo un piccolo impero nell'area aeroportuale, e tanto gran parte insomma del business deriva da quello dei parcheggi, e fa concorrenza sleale ai privati che cercano di aprire nuovi parcheggi nell'area, intentando cause milionarie che chiaramente inibiscono l'attività dei privati, perché essendo anche le paghe degli avvocati proporzionate
all'entità delle cause, appunto sono state fatte cause di 2, 3, 5 milioni di euro al privato, che chiaramente insomma, è rientrato nella sua idea proprio di fare il parcheggio. Comunque in un caso, in un nuovo parcheggio da 1200 posti che è denominato P5, è una dicitura insomma tecnica, e cosa è stato fatto? È stato costruito dalla ditta Mestrinaro questo parcheggio utilizzando un composto cementizio, cioè calce e cemento mescolati a rifiuti tossici. E come sappiamo che questo composto cementizio è tossico? Lo sappiamo perché è emerso da un'indagine del nucleo operativo ecologico di Venezia, dei carabinieri di Venezia. Questa ditta Mestrinaro è già indagata, infatti questa informazione è venuta fuori a margine di un'indagine, per aver costruito con lo stesso composto cementizio la terza corsia dell'A4. E allora, quindi sappiamo che appunto è stata costruita con materiale inquinato. La regione aveva detto che non occorreva fare la valutazione di impatto ambientale, ma aveva prescritto delle condizioni alla ditta appunto che stava costruendo, che era quello di creare tutta una serie di aree verde, delle aiuole, erano 16 aiuole di 10 metri per 10, di tenere insomma un tot di alberatura, che si può verificare andando al parcheggio, che non è stato fatto. Chi dovrebbe controllare? Il controllore dovrebbe essere ENAC, che però pare essere in tutto asservito alla Save. Il collaudo non è mai stato fatto e quindi questo parcheggio è aperto dal 2011 senza un collaudo, cioè non è assolutamente a norma di legge. Allora io vado in commissione, presento questa problematica, facendo presente che comunque il sindaco è custode anche della salute e della sicurezza pubblica e che quindi sarebbe quantomeno opportuno l'interessamento, anche perché appunto Save è un privato, non se ne interessa, ENAC evidentemente è asservito agli interessi di Save, e quindi qual è il soggetto migliore per portare l'attenzione su questo se non il comune, cioè chi direttamente vive il territorio. E insomma, hanno un po' prima tergiversato sul discorso delle competenze, perché chiaramente area aeroportuale non ci sono competenze dirette, però siccome appunto dal verbale del NOE, del nucleo operativo ecologico, era stato proprio spiegato dettagliatamente dal comandante che c'era un fenomeno per il quale al cadere delle piogge questo inquinamento interveniva, loro avevano verificato che interveniva sul terreno sovrastante, cioè addirittura l'inquinamento che cadeva giù rompeva, adesso non so tecnicamente che parte del terreno, e questa rottura poi si riproduceva anche sull'asfalto superiore. A maggior ragione, se ha questa incidenza, è chiaro che va a inquinare anche la falda acquifera e che va in laguna. E quindi sulla questione delle competenze hanno un po'... La maggioranza comunque ha un po' messo in discussione l'esposizione dicendo no, ma non è possibile che non sia stato collaudato, perché se no non sarebbe aperto. Quindi insomma hanno fatto un po' il muro di gomma. E però siamo riusciti a metterli all'angolo dicendogli guarda, è tutto attestato, cioè ci sono atti parlamentari, c'è un'inchiesta, ci sono degli atti. Ci hanno detto, ah vabbè, se ce li fate vedere ne riparliamo, e quindi la questione è ancora aperta, gli porteremo i documenti, visto che non ci credono, e speriamo che il sindaco faccia propria questa cosa, anche perché effettivamente non sappiamo quale può essere l'entità, e del danno ambientale e sulle persone proprio, e quindi cercheremo di metterlo alle strette. Vabbè, c'è stato il consiglio che, come non so, avete potuto vedere, è stato alquanto agitato. Dunque, si doveva votare la previsione di bilancio nelle parti dettagliate, però da questo bilancio si evidenziava come i comunali avrebbero avuto non avrebbero avuto un ritorno di soldi del fondo di produttività come si aspettavano. Per cui se a fine anno questo fondo
è basso, diciamo. Per i prossimi 3 anni non sarà possibile rimpinguarlo, in quanto per la legge di stabilità tutto quello che i conti che sono al dicembre del 2015 non si potrà per i prossimi 3 anni alzare il tetto. Diciamo, tecnicamente la spesa non si può alzare. Per cui i dipendenti comunali sono venuti lì con moltissime dimostranze. Durante l'approvazione del bilancio sono stati fatti diversi emendamenti sia da noi sia da parte delle altre forze di opposizione per cercare di spostare certe risorse da A per appunto rimetterle all'interno di questo fondo. E ovviamente non c'è stato nulla da fare perché è stato bruciato tutto e il bilancio è passato così come lo avevano già preconfezionato. Allora, giusto completamento, il bilancio è la variazione di bilancio del triennale. Adesso i passaggi in termini di bilancio saranno, intanto appunto questa era la variazione del biennale, poi ci sarà il bilancio preventivo per il prossimo anno annuale e poi più avanti il consuntivo di quest'anno che si è chiuso. E noi come emendamenti o comunque come proposte o cose che abbiamo contestato sono state intanto la spesa dei 2 milioni e 7 per gli espropri per la Vallenari bis. È micidiale perché oltre ad essere appunto un'opera inutile dove andiamo a spendere 17 milioni perché ci indebitiamo per 17 milioni per farla, per abbattere alberi e costruire cemento tra due aree già cementificate, ma tutte le delibere della procedura, che è una procedura che è iniziata 15-20 anni fa, avevano sempre previsto la spesa zero per gli espropri. Quindi in realtà c'è anche il dubbio della legittimità, perché loro hanno impegnato, hanno messo i soldi in un capitolo di spesa dove appunto tutte le delibere avevano sempre previsto che non ci fosse, quindi abbiamo seri dubbi. E il fondo di produttività, la cosa che ha proprio indignato al massimo i dipendenti, hanno gli stipendi decurtati in media di 200 euro, che è tantissimo, però quello che dicono più di tutto e che mettono in evidenza è proprio l'iniquità della manovra, perché loro hanno pagato, però i dirigenti no, nel senso che i loro stipendi sono rimasti quasi inalterati. Il riassetto, il riordino delle partecipate o una riduzione degli stipendi dei colleghi delle partecipate non ce n'è stata neanche l'ombra. E sono stati per contro assunti, confermati tra i nuovi contratti per i dirigenti, è stato pagato da Agostini quest'estate per 2 mesi per 80.000 euro per fare cosa non si sa. Adesso è stato fatto di nuovo il bando per il direttore generale, che è una figura superflua. Quindi diciamo, oltre alla chiaramente la riduzione del salario, quello che proprio li ha fatti muovere più di tutto è stata l'iniquità generale della manovra. E in consiglio hanno bloccato il consiglio per parecchio tempo, c'è stata una sospensione per tanto tempo. Noi abbiamo, anche adesso veniamo da un incontro dove comunque li abbiamo ascoltati e abbiamo ribadito il fatto che noi con gli strumenti che abbiamo li supporteremo, ma non loro in quanto loro, ma nell'interesse generale. E gli strumenti che abbiamo sono cercare di far fare commissioni sui temi del riordino e cercare di portare a qualche spostamento appunto di risorse sul fondo di produttività e fare informazione. C'è stata tutta una commissione, poi è stato portato consiglio anche la parte delle alienazioni, cioè tutte quelle proprietà che sempre nel triennio saranno vendute. C'è quella parte del 2015 che comprende, adesso non le ho qui, non so se le ho qui sotto mano, però ci sono Villa Erion, che non è Villa Erion, ma è Villa Erion, è la Giudecca, che è quella dove c'erano gli incubatori. Poi c'è il centro del ministro di Murano dove c'era una scuola, poi c'è il Palazzo Donà che sarebbe quella più grossa come valore, che è in campo Santa Maria Formosa, dove adesso ci sono degli uffici per i minori, per i
tribunale dei minori, mi sembra ci fosse una volta, sì, adesso non mi ricordo. Quello, e poi c'è Palazzo Diedo e Gradenigo, per cui cercano di tirare su soldi per non sforare il patto di stabilità in pratica. Da questi però mancherebbero ancora 15 milioni, se vado a memoria giusta, mancherebbero ancora 15 milioni per... loro no, quello però era il discorso del fondo immobiliare. Comunque loro hanno praticamente aggiunto il piano alienazioni, no? Che è l'elenco di tutti gli edifici in vendita in quell'anno, è aumentato di 40 milioni. Quindi avevano fatto la campagna contro le vendite, e in realtà appunto hanno aumentato di 40 milioni. A loro discolpa dicono che, a differenza dell'amministrazione precedente, loro non si possono indebitare perché tra i vincoli del patto c'è questo. Però noi comunque argomentiamo che potevano iniziare a rivedere i contratti di servizio delle partecipate e da là potevano trarre delle risorse. Non hanno fatto niente di tutto questo. Quindi hanno annunciato. Hanno fatto grandi annunci, però potevano di fatto rivedere i contratti di servizio, rimetterli in discussione, prevedere minori trasferimenti alle partecipate, cioè sarebbero stati comunque segnali e non c'è niente di tutto questo. Se avete domande. Il discorso del fondo io non mi adeggero molto, perché ci siamo fatte spiegare da dei rossi il discorso, sì, del fondo, però cioè, di come vengono spostati i soldi, perché attualmente sono dell'immobiliare all'interno dell'immobiliare veneziana, però non posso, devono, un giro delle tre carte, ma secondo me ve lo devono essere acquisite dalla banca, che però non è un giro un po' particolare che l'ho registrato, devo riascoltarmelo tutto e prendere appunti, perché è molto molto tecnico, se non è, e abbiamo fatto un po' fatica a starci dietro, forse se c'era qui Davide riusciva a spiegarlo un po' meglio. Di commissioni non ne abbiamo fatte tante, anche noi abbiamo riportato le cose più importanti. Oggi abbiamo fatto una commissione sul trituratore di Bare, ma cioè ce ne tante anche così, insomma, sono meno interessanti, anche perché non sono meno interessanti, però effettivamente ci abbiamo perso un sacco di soldi, perché abbiamo perso una causa e il comune si trova a pagare un sacco di soldi per questo trituratore di Bare. Sono 178.000 euro. Allora la questione è questa: un privato ancora nel 98 aveva dato in prova al comune un trituratore di Bare e il comune l'aveva tenuto per un periodo, dopodiché la ditta era fallita. Quindi al momento della restituzione, diciamo, di questo trituratore non c'era una ditta a cui restituirla. Questa ditta, scusate, ho detto nel 91 era fallita. Nel 99 la ditta si ripresenta rivendicando la macchina, questo attrezzo, però chiedendo non solo l'attrezzo, ma anche l'uso, il guadagno economico che nel frattempo il comune aveva fatto, perché l'aveva utilizzato nel frattempo. Allora c'è stata una causa che in prima istanza il tribunale aveva riconosciuto il diritto alla restituzione, infatti il comune l'aveva restituito, ma non il beneficio derivato dall'uso, dall'utilizzo economico. In appello invece gli è stato riconosciuto anche il beneficio, che appunto credo che 178.000 siano di questo. Adesso la causa è ancora aperta perché il comune va in Cassazione, però intanto deve riconoscere questa somma, che al limite potrebbe tornare indietro, però insomma è chiaro che il comune è in toro. Sì, praticamente il comune viene condannato, allora, alla città. È stato messo in debito fuori bilancio. Un'altra cosa, ci hanno dato i posti, non so se ricordate un'altra assemblea, avevamo presentato una mozione per chiedere dei posti, macchina per la polizia penitenziaria, era una richiesta che c'era venuta da appunto i poliziotti del carcere di Santa Maria Maggiore, che ci avevano appunto fatto sapere che non hanno posti per parcheggiare, spesso devono essere in reperibilità, che vuol dire nel giro di mezz'ora essere in carcere se c'è un'emergenza, e non hanno dove parcheggiare. Quindi capita o che si prendano le multe o che arrivino in ritardo. Abbiamo fatto questa richiesta e ci è stata data una risposta, anche se temporanea, però positiva, perché hanno dato 14 posti al Tronchetto. Quindi sì, questa è una cosa che durerà per un anno, perché poi appunto l'interscambio deve essere, non so se messo a gara nuovamente o comunque destinato ad altre cose, però si sono impegnati, quando sarà tra un anno, a trovare una soluzione. Quindi
insomma, un risultato ottenuto.